Allora, l'agnello, che dice il signor Santo? L'agnello asciusciddu, che viene sempre con un carote e cipolle, sempre questo soffritto di carote e cipolle. Si aggiunge qualche foglia di sedano per profumare la carne e uno spicchio d'aglio in camicia. Dopo di ciò si prende la carne dell'agnello e si fa rosolare in padella insieme a queste verdurine e gli aromi. Dopo che viene rosolata la carne, si aggiusta giusto un po' di sale e pepe. Si copre con del brodo vegetale e si continua la cottura per circa un'oretta e un quarto, in base anche alla pezzatura dell'animale. Si copre col coperchio e si lascia andare, girandolo sempre di tanto in tanto. Dopo che abbiamo ultimato la cottura, questo è il risultato che dovremmo ottenere. Per ultimare il piatto si aggiunge a fine cottura del basilico fresco in foglie. Abbondante basilico. E un uovo con a piacere del parmigiano o del pecorino. Noi abbiamo messo del pecorino. Si versa l'uovo sopra, si copre e si lascia riprendere. Io non ho a portata di mano la mia dietologa, però tra il primo e il secondo sicuramente piatto, non sono piatti dietetici. Pensare, qual è il più calorico? Questo sicuramente è più calorico perché abbiamo la cottura dell'agnello che viene cotto in un brodo, quindi rilascia anche tutti i suoi grassi, e in più poi viene aggiunto l'uovo e il formaggio, che sono abbastanza calorici come ingredienti, diciamo. Viene servito col suo sughetto e il basilico e l'uovo rappreso. E questo è il piatto ultimato.